Benvenuti in questa nuova edizione di Prendimi Conte News. Diamo subito il via a questa edizione con un invito che sta avendo un'ottima risposta da parte di voi telespettatori. Vi chiediamo di fotografare il vostro televisore e di inviarci la foto al numero WhatsApp 351 1755 144 per vedere in quanti di voi ci stanno guardando in questo momento. E ora vi lascio la copertina di oggi. Vediamo le principali notizie di oggi. Caccia. In Lombardia armati anche i 17enni. Verbania. Rocky. Meticcio liberato dalle guardie dell'OIPA. Nate libere. Video racconto sulle tartarughe caretta caretta. Iniziamo la nostra edizione parlandovi di una notizia alquanto allarmante. La regione Lombardia ha deciso di armare i 17enni, dando loro il tesserino venatorio, per sparare anche contro le volpi. Ovviamente ENPA protesta e chiede al governo di fermare la deriva venatoria delle regioni, oltre a richiedere l'intervento il garante dei minori. A voi il servizio. L'Ente Nazionale Protezione Animali chiama alla mobilitazione tutti gli italiani, ma in particolare i residenti in Lombardia, all'indomani dell'approvazione della legge di semplificazione 2018, con cui il Pirellone ha dato via libera al tesserino venatorio per i 17enni. Non solo, con questo provvedimento la regione, su proposta della Lega Nord, ha fatto anche un altro regalo ai cacciatori: la possibilità di sparare alle volpi sempre e dovunque. La decisione è motivata con una presunta e fantomatica pericolosità delle volpi, ma il vero obiettivo è quello di eliminare un competitor delle doppiette. Infatti le volpi, che sono tra l'altro i principali predatori dei roditori e tengono sotto controllo la popolazione, si cibano di lepri e fagiani immessi a fini venatori e finiscono quindi per entrare in conflitto con i cacciatori. ENPA chiede a tutti di scrivere, telefonare, intervenire sui social della regione e del Ministero dell'Ambiente, protestando contro quello che è un vero colpo di mano. Al contempo l'associazione sollecita il governo ad intervenire contro questo abuso e a impugnare le norme sparatutto approvate con la legge di semplificazione. Ma ENPA si appella anche al garante dei minori. È scandaloso, denuncia Andrea Brutti dell'ufficio fauna selvatica di ENPA, che la memoria delle vittime della stagione venatoria 2018-2019, alcune delle quali poco più che adolescenti, si è infangata con un provvedimento che arma i 17enni. È forse questa la risposta delle istituzioni alla richiesta di sicurezza dei cittadini? È questa la strategia per contrastare il bullismo e per educare i ragazzi al rispetto della vita? È questa la sensibilità mostrata dalle regioni nei confronti di chi si è visto uccidere una persona cara dalle doppiette? Peraltro, non stupisce che la regione Lombardia sia intervenuta sulla materia venatoria con l'esercizio della potestà legislativa e non con un atto amministrativo. Così, prosegue Brutti, si è impedito a priori un eventuale ricorso al TAR da parte delle associazioni. Già in passato provvedimenti simili, compresi quelli approvati dalla Lombardia, sono stati dichiarati illegittimi dal TAR, dal Consiglio di Stato e dalla stessa Costituzione. Il governo e il Ministro dell'Ambiente intervengano subito. Armare i 17enni vuol dire non solo turbarne l'armonioso sviluppo della personalità, in un'età così delicata per la formazione, ma creare ulteriori pericoli per l'ordine pubblico. Invece, autorizzare spari tutto l'anno contro le volpi significa creare un disturbo biologico insostenibile per gli animali, anche particolarmente protetti o rari, che stazionano o nidificano nel nostro paese. In un paese in provincia di Verbania, le guardie dell'OIPA hanno trovato Rocky, un meticcio segregato e legato 24 ore su 24 in un piccolo e sporco serraglio. Vediamo il servizio a cura di Alessia. Rinchiuso in un piccolo e lurido serraglio e legato ad una catena fissa senza alcuna possibilità di movimento. Sono le terribili condizioni in cui le guardie ecozoofile dell'OIPA hanno trovato Rocky, meticcio di circa 6 anni, detenuto nei pressi di una cascina nel comune di Premosello Chiovenda, in provincia di Verbania. Come se non fosse già sufficiente la segregazione H24 in un angusto e fetido box, Rocky non solo era costretto a giacere tra le proprie deiezioni e a bere e a cibarsi da ciotole putride, ma era anche legato ad una catena fissa molto corta, che gli consentiva di compiere solo qualche passo avanti e indietro vicino alla sua cuccia, anch'essa sporca e fatiscente, ricoperta con pezzi di lamiera nelle cui fessure il cane correva il rischio di soffocare. Infatti,
Proprio durante il sopralluogo delle guardie, coadiuvate dalla presenza di un medico veterinario e da una pattuglia dei carabinieri, il cane ha tentato di salire sulla cuccia, impigliandosi con la catena in una fessura tra le lamiere di copertura del tettuccio. Ritrovato durante l'ispezione nella stalla adiacente al serraglio anche un cucciolo di gatto di appena 4 mesi, rinchiuso al buio in una gabbia per conigli e ceduto alle guardie dal proprietario. Liberato e sequestrato, Rocky è stato condotto presso un'idonea struttura, sottoposto ad accertamenti veterinari e ad una toelettatura, mentre il proprietario è stato denunciato per maltrattamento e detenzione incompatibili di animali produttiva di grandi sofferenze. Il video racconto di Andrea Falconi, Nate Libere, ci parla dell'amore e della passione dei ricercatori e volontari dell'ENPA impegnati nel progetto di monitoraggio e tutela delle tartarughe marine, un progetto coordinato dalla stazione zoologica Anton Dorn di Napoli, del cui lavoro ci parlerà ora uno dei collaboratori della stazione, Antonio Pace. Collaboro con il Centro Ricerche Tartarughe Marine di Portici, che è una sede distaccata della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli, che è l'ente di ricerca che coordina in Campania tutte le attività di recupero, di ricerca e di monitoraggio sulle tartarughe marine di questo areale. Abbiamo sviluppato una forte rete di collaborazione con diverse istituzioni e associazioni, per esempio sicuramente con la Capitaneria di Porto e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per quanto riguarda il recupero degli animali vivi e degli animali morti che poi devono essere sottoposti a necroscopia. E poi con tutte le associazioni locali e animaliste, per esempio l'ENPA, il progetto Mare dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella, l'associazione SOS di Palinuro, il Parco del Cilento e del Vallo di Diano, che forniscono supporto e volontari per il monitoraggio poi delle spiagge durante la fase di nidificazione e di schiusa dei nidi di caretta caretta. Sentiamo adesso un'altra collaboratrice del progetto, Federica Iorio. Quando sappiamo che è presente un nido di tartaruga, in particolare in questa zona un nido di caretta caretta, perché è la specie che sia presente nel Mediterraneo e si anidifica in queste zone, noi appunto dobbiamo mettere in sicurezza questo nido. Da quando avviene la segnalazione il nido si mette in sicurezza ponendo una rete al di sopra delle uova che viene poi coperta con la sabbia e all'interno proprio del nido viene messo un data logger che ci permette di monitorare comunque la temperatura all'interno del nido stesso. In base a questi dati noi possiamo comunque prevedere per quando su per giù avverrà la schiusa. Quando noi pensiamo che sia per schiudere il nido, montiamo il campo 48 ore prima. Quindi arriviamo, montiamo le nostre tende perché dovremo stare qua a presidiare il nido H24 e il nido viene comunque circondato, si monta il gazebo che serve appunto per attuare le attività di misurazione dei piccoli quando nascono, perché quando avviene una schiusa il 30% del nido deve essere comunque controllato, i piccoli vengono pesati, misurati. La specie tartaruga marina ha un'importanza fondamentale in quanto la tartaruga marina è un bioindicatore, significa che noi attraverso lo stato di salute della tartaruga marina possiamo constatare lo stato di salute del mare. Tornando al discorso del nido, appunto viene posta questa rete intorno proprio al nido, quel filo è legato al data logger di cui ho parlato prima e questa rete viene posta per non far fuoriuscire i piccoli e per darci modo comunque di prenderli e di misurarli all'interno del gazebo. Una volta finite queste operazioni, i nidi vengono posti all'inizio del corridoio, che è questa, questa sabbia spianata che viene fatta fino all'ingresso al mare.
I piccoli devono andare in autonomia, non devono essere aiutati. Semplicemente noi per vederli, perché comunque la schiusa avviene dopo il tramonto, quindi è completamente buio ed è difficile vederli, utilizziamo una luce rossa che non dà fastidio alle tartarughe perché loro non la percepiscono. L'unica luce bianca che può essere presente è all'inizio del corridoio, in quanto funge come la luce della luna riflessa sull'acqua, perché i piccoli naturalmente seguono questo per sapere dove è il mare, seguono appunto la luce bianca. È arrivato il momento della nostra importante rubrica adozioni, in cui vi mostriamo alcuni dei nostri amati amici a quattro zampe che necessitano di un'adozione e che in questo momento si trovano nei canili di tutta Italia. Capirete quanto è importante e continuate a mandare i vostri appelli al nostro numero WhatsApp 351 1755 144. Ora vediamo cosa ha selezionato per noi Linda e spero che tra di essi troverete il compagno per la vita che riempirà d'amore le vostre giornate. Lei è Lunari, pesa 14 kg, ha 3 anni e tanto affetto da dare. Per chi volesse una pasticcina dolcissima in casa, non esitate a contattarci. Verrà affidata da Pescara in su e vaccinata, sverminata e sterilizzata con microchip. Lei è Melissa, è stata sfortunata sin da piccola. È stata trovata ferita per strada e soccorsa. Le condizioni della sua zampetta posteriore erano pessime e così hanno dovuto amputarla. È entrata in canile e ormai da mesi è chiusa in quel box freddo. Lei è socievolissima, educata e tranquilla al guinzaglio. Ogni tanto si ferma per riposarsi, ma è autonoma in tutto. Per lei cerchiamo una famiglia speciale che possa accettare il suo essere tripode. La disabilità non deve essere un limite. È una taglia media abbondante di 8 mesi. Verrà data in affido con regolare prassi di adozione in tutta Italia. Argo ha 7 mesi, è un bellissimo e vivace setter, ha gli occhi chiari e pesa 14 kg, è vaccinato, sverminato ed è stato tolto da una brutta situazione e adesso è alla ricerca di una famiglia per la vita. Chi si propone? Vi aspettiamo in tanti! Questo splendido micio si chiama Leone, ha circa un anno ed è un super coccolone. Cerchiamo per lui una famiglia che l'adotti per la vita. Piccola, meravigliosa Daisy. Ha 2 mesi ed è una futura taglia media, anche lei figlia della strada, nata da una mamma randagia. Si trova in Puglia, ma per buona adozione arriva al nord con staffetta. Si affida vaccinata e cippata, solo dopo controlli di preaffido a casa da parte di una volontaria designata dal canile e firma moduli di adozione. Vi è l'obbligo di sterilizzazione al 6° mese di vita. Lei è Tiffany, ha 2 mesi ed è una futura taglia media. È figlia delle strade del sud e anche lei reclusa in un box di canile. Ha bisogno di trovare casa con la massima urgenza. Si affida solo dopo controlli di preaffido a casa da parte di una volontaria designata dal canile e firma moduli di adozione. Siamo arrivati adesso alla nostra rubrica Domande e risposte, in cui la nostra educatrice cinofila Roberta Colombo risponde alle vostre domande su svariati temi relativi alla gestione dei nostri amati amici animali, per cui necessita l'aiuto di un esperto. A te, Roberta. Bentornati nella rubrica Domande e risposte. Avvicinandosi il Capodanno, oggi rispondiamo ad una domanda che ci state facendo in tanti. Come possiamo aiutare i nostri animali ad affrontare i botti di Capodanno? Come sapete, i nostri amici a quattro zampe non li gradiscono particolarmente. A volte si spaventano così tanto che cercano di scappare e a volte purtroppo ci riescono o addirittura arrivano a farsi male nel tentativo di fuggire o trovare un riparo. La paura è molto forte e si manifesta anche fisicamente.
Il cane trema, aumenta la frequenza respiratoria e quindi il cane ansima, accelera il battito cardiaco, aumenta la salivazione e le pupille si dilatano. I motivi di questa forte paura sono che gli animali non riescono a individuare l'origine di questi rumori forti e improvvisi. Inoltre hanno un udito molto più sviluppato del nostro, quindi sentono questi rumori con un'intensità molto più amplificata rispetto a noi. Cosa possiamo fare quindi per aiutare a passare in modo più sereno il Capodanno, oltre ovviamente a non sparare i botti? Se abbiamo la possibilità, andiamo a passare il Capodanno in un luogo tranquillo e isolato, una baita in montagna ad esempio. Chiudiamo finestre e persiane per attutire il rumore dei botti e non far entrare i bagliori e teniamo accese radio TV a un volume molto alto per mascherare un pochino il rumore dei botti. Se il cane si è scelto un nascondiglio dove si sente più sicuro, lasciamolo lì. Non cerchiamo di tirarlo fuori ad ogni costo. Cerchiamo di farci vedere sereni e tranquilli, non andiamo a consolarlo, ma non ignoriamolo. Cerchiamo comunque di fargli sentire la nostra presenza. Magari, laddove possibile, cerchiamo di distrarlo coinvolgendolo in attività divertenti o dargli qualcosa da masticare, anche se la paura a volte è così forte che il cane non li considera. Non lasciamo il cane a casa da solo perché per la paura potrebbe farsi male e non lasciamolo da solo in giardino perché potrebbe cercare di fuggire e magari riuscirci. Nel giorno di Capodanno, ma anche nei precedenti e nei successivi, andiamo in passeggiata con il nostro cane al guinzaglio, mai libero, per evitare pericolose fughe collegate a spaventi improvvisi. Ricordiamoci di controllare sempre il territorio dove stiamo camminando per evitare di calpestare botti inesplosi e ferire o addirittura uccidere il nostro cane. Per oggi è tutto. Vi ricordo che se avete delle domande da farci potete scrivere al nostro numero WhatsApp 351 1755 144. Vi ringrazio per essere stati con noi. A voi studio! Per chi si fosse perso l'inizio della nostra edizione, vi chiediamo di scattare una fotografia allo schermo del televisore e di inviarla al numero WhatsApp 351 17 55 144 per vedere quanti di voi ci stanno seguendo in questo momento. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno risposto prontamente all'appello. Siete tantissimi. E anche per quest'oggi siamo giunti al termine della nostra edizione. Prima di concludere, vi ricordiamo che la redazione di Prendimi con Te News sta lanciando una nuova rubrica che si chiama Pet Lavoro. In questa rubrica vi presenteremo tutti coloro che cercano e offrono lavoro nel campo cinofilo, quindi pet sitter, toilettatori, educatori, seminaristi e tutti i tipi di impiego che ruotano attorno al mondo del pet. Per informazioni sulla modalità di pubblicazione potete contattarci al numero WhatsApp 351 1755 144. Inoltre, vi ricordiamo che potete seguirci sui social per rimanere aggiornati sulle nostre novità o rivedere le edizioni passate. Basta mettere un like alla nostra pagina Facebook Prendimi con Te News o seguirci su Instagram con il nickname Prendimi con Te TV. Con l'arrivo delle feste vi chiediamo di non regalare cani, ma di adottare responsabilmente. Noi della redazione vi auguriamo un buon Natale e buone feste a tutti i vostri cari e ai vostri pelosini a quattro zampe. Un saluto da Deborah.